Ciao, che li prendi? Ciao, è qui Sofì. Siamo stati in edicola. Sì. E abbiamo visto questa collezione qua. Si tratta della collezione Santoro London Gorgeous, pubblicata da De Agostini. Planeta De Agostini, perché l'hanno scritto in spagnolo per qualche motivo su questa confezione. E la terza serie di bamboline dedicata a queste illustrazioni ormai molto popolari, le Gorgeous di Santoro, che nascono in realtà dalla fantasia di un'illustratrice scozzese di nome Susan Walcott, che ha voluto rappresentare queste bamboline così malinconiche senza la boccuccia, perché riprendono la sua condizione, perché lei poveretta è muta e non può parlare. Sono diventate subito molto molto popolari e le troviamo un po' dappertutto. Abbiamo anche l'album di figurine, no? È vero? Sì, ci siamo appassionate solo quest'anno di questa serie, quindi ci siamo incuriositi vedendole in edicola. Noi sappiamo che questa è la terza serie, perché ci siamo persi le altre due. Sì, esatto, perché c'è scritto qua che è la collezione numero 3. Esatto. Tanto siamo stati in Scozia e quindi sì, abbiamo una certa affinità con questi bamboline. Esatto. Noi della Scozia ci ricordiamo un sacco di belle cose. Esatto, i pub, un pub in particolare che era spettacolare, insomma a me è piaciuta tantissimo veramente la Scozia, e poi la guida, sì. Che effettivamente c'entra con il nome, giusto? Bravissima, perché scritto così non vuol dire nulla, ma suona come la parola gorgeous, scritto gorgeous, ma credo che lo metterò scritto in sovraimpressione qualche parte, che significa bellissimo. E noi abbiamo fatto il tour fino alle Highlands, sì. E c'era questa guida bizzarra che però era veramente appassionata del suo lavoro e continuava a guardare tutti i panorami che avevamo intorno. Si fermava e ripeteva questa parola 12 volte. Gorgeous, gorgeous. Ed sì, era anche l'unica parola che si capisse. Aveva un modo di esprimersi particolare, parlava uno scozzese con un forte accento francese, non era chiaro, ma è stato molto molto divertente. E la collezione De Agostini invece? La collezione, allora, vediamo il libricino insieme. Vabbè, oltre che loro vengono 3,50 € l'una, giusto? Giusto. Poi vabbè, qua c'è tutta la presentazione di ogni personaggino. In particolare la collezione di quest'anno vuole riprendere con i suoi 12 pupazzetti i 12 mesi dell'anno. E sono tutte profumate. E c'è anche un poster all'interno. Ah, ma lei me l'ho perso. Che ci si può attaccare nella cameretta. E in fondo c'è anche la foto di loro, vere vere. E vedremo. Una per ogni mese dell'anno, ed è curioso scoprire quale profumo hanno abbinato ogni mese a questo punto. E ci sono poi anche i giochini, poi in realtà è sempre molto spirituale, non so, le tre cose positive di ogni mese, quindi... Sì, è in linea con, è in sintonia con il tono proprio delle illustrazioni. Ma in realtà le cose che abbiamo visto legate a questo a questa linea sono ben fatte, anche l'album di figurine sì, in particolare. Sì, molto bello. Prego. Apriamo? Apriamo, ne abbiamo solamente due da aprire perché in edicola abbiamo già speso. Però, d'altro canto, l'animo scozzese si vede anche questo. Ah, che carina. Ah, sembra fatta già, molto bene. Già nel suo piedestilino. Sì? Sembra fatta molto bene in realtà. Ha dei piccoli particolari, appunto il cuoricino. Apriamo e sentiamo il profumo. Forza bruta, no? Forbici. Forza bruta. Parlando di forza bruta, eri più adatta tu, ma... Allora, lei è... Aspetta, capiamo che mese è, così. Ecco qua, la sua bambolina. È marzo. Il tuo mese. quindi questa... marzo, che ha questo profumo qua, quindi Little Pumpkin, che vuol dire piccola zucca. Perché le zucche a marzo? Allora, Santoro London Gorgeous, giustamente Pianeta De Agostini, quindi sono fatte proprio per loro. Mm-mm. E sono fatte veramente molto bene. Sì, le luce anche sono molto belle. E nella foto sì, non nella... sembrava, perché vi dirò, nella foto sembravano un pochino più, non so. I colori sono molto fini, molto dati bene. Sentiamo il profumo.
marzo. Plastica. E no, marzo è il mese della plastica. No. Di bambole profumate, ma non so che profumo. Perché odorare sotto la gonnellina pare brutto. non riesco a riconoscere. Però è profumata, e questo ci piace. E sotto a te. Apriamo un'altra. Mettiamo qui la plastichina prima che se la mangi la carta. Vabbè. Faccio l'apertura. E se agosto è perfetto. Se agosto è perfetto. Allora, vediamo un pochino. Ah, dentro c'è anche il... Ah, giusto. Abbiamo trovato... Dicembre. Non è agosto. Eccola qua. Però sì, è molto caruccia. Vestita, è fatta molto bene anche lei, decisamente. Allora. Tra l'altro, con ognuno abbiamo un... Forse la testa rimane leggermente più piccola rispetto ai disegni, sì, questo sì. Ah, vediamo subito. You turn my world upside down, quindi tu metti il mio mondo sotto sopra, infatti l'hanno disegnata in un globo con la neve, vedete? Mm-mm. Le palline con la neve che uno deve rigirarle. Il mese di dicembre volge al termine, tu vedi il tuo riflesso in una sfera di cristallo piena della magia dell'inverno. Hai vissuto così tante esperienze e sono ancora tante le cose che scoprirai durante il nuovo anno che sta per cominciare. Dice così. Marzo non l'hai letto perché è cattiva. È rimasto dentro. Ecco, vedi, questo è Marzo. Che cosa? Anche bel cappellino poi. Allora, eccola qua, l'altra gorgeous del mese di dicembre. Anche lei fatta proprio benino. Sì, sì, sì. Tutti i colori. Bene, bene, bene. Sì, sembra una collezione fatta molto bene e devo ammettere che 12, questa è la terza serie, sì. Sono 36 diverse, Mm-mm. È una bella collezione in realtà, sì. Tutte fatte bene così, molto molto carine. Bene, piaciute? Allora, sì. Precisamente, ben fatte, brava De Agostini, molto carine, interessante come collezione. Il profumo di dicembre dobbiamo sentire. Ah, già, giusto. Prima tu che senti le cose. Sa già più di qualcosa, però anche lì non... Ah, qui sì, qui lo sento un pochino di più il profumo. Però non so dirti cosa. Sempre un po' dolce. Dolce, ma non so, dobbiamo fare un corso di profumi. Un corso di... Riconoscere... Non un corso di igiene personale, un corso di profumi. Beh, carine, sono piaciute. Vediamo il mese di marzo, sentiamo cosa dice. Allora, vai a spasso sorridendo e ammirando i fiori più belli. Fai mille giravolte tanto che la tua gonna sembra un nuovo fiore in questo bel prato. Non parla della mia gonna, naturalmente, ma di te la tua forse. Allora, little pumpkin. Ma perché? Perché è pumpkin? Guarda che è proprio colore, il colore è quello della zucca, effettivamente. Quindi piccola zucca, magari il suo nome. Ecco qui. Questa è quella disegnata, lei dice ancora il suo disegno. Cioè, lei, il suo disegnino è questo, giustamente. È vero che la bambolina ha la testa un pochetto più piccola? Più piccolina. In generale sono ben realizzate. E sì, abbiamo visto in un altro video qui su YouTube che nelle collezioni precedenti bisognava attaccare al piedistallino. Qua invece sono già, perlomeno le due che abbiamo trovato noi, già attaccate e perfette, pronte per essere messe sulla bacheca. Carine? Sì. Dobbiamo salutare. Ok. Beh, se il video vi è piaciuto potete cliccare sulla campanellina, così scopriremo che vi è piaciuto, lo sapremo. Questo ci aiuta parecchio. Potete iscrivervi al nostro canale cliccando sul bollino blu di Brandi da qualche parte e cliccando anche sulla campanella sarete informati all'uscita di nuovi video. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.